Francesco Santarelli, che fa parte assieme al suo staff, in modo particolare alla dottoressa Susanna Piscitelli, del tavolo regionale su antidiscriminazioni, che vorrei ricordare, ma ne parlerò tra breve. Diciamo così, è un po' la cabina di regia di tutte le iniziative che abbiamo assunto all'interno del territorio regionale e che costituiscono, diciamo, l'ossatura della rete regionale antidiscriminazioni. Il dottor Santarelli ha evidenziato come, diciamo, questo tipo di politica, che è servita ad integrare le varie esperienze, si deve collocare anche all'interno delle logiche che verranno portate avanti, delle scelte poi che verranno portate avanti a livello di giunta regionale, e non a caso oggi sono presenti qui i rappresentanti dei due assessorati più importanti sotto questo aspetto della giunta regionale, quello delle politiche sociali e della sanità, la dottoressa Carletti, a cui darò poi la parola. Però mi corre l'obbligo anche qui di fare un piccolo spostamento nella scansione degli interventi per una, diciamo, un'assenza già preventivata dell'avvocato Daniele Valeri, a cui vorrei dare la parola. Anche lui fa parte del gruppo regionale di discriminazione, per un suo breve intervento, perché poi lui stesso è impegnato in problemi di carattere professionale, e quindi do volentieri a lui la parola per una sottolineatura anche del ruolo e della funzione che ha avuto questo gruppo regionale all'interno delle varie segnalazioni sulle discriminazioni. Grazie. Scusate se ho chiesto di anticipare, ma ho un impegno familiare che mi porta necessariamente fuori da questa riunione assolutamente interessante, però non volevo andare via senza aver ringraziato in primo luogo il padrone di casa per un, credo, un grande privilegio di lavorare in questo gruppo di lavoro altamente, direi, qualificato e pluridisciplinare. Mi sembra molto interessante sottolineare il fatto che il professor Tanoni sia riuscito a raccogliere diverse professionalità per un ruolo che a mio avviso è molto importante, che è questo, quello di dare effettività e, se possibile, efficienza, nel senso di incidenza sulla problematica concreta, all'attività della pubblica amministrazione. Guardate che io penso che in questo momento, in un momento in cui si parla troppo spesso di discriminazione, troppo spesso cogliamo sia in televisione, nei giornali, e social network o quello che sia, troppi segni preoccupanti di discriminazione, il ruolo della pubblica amministrazione sia molto importante come censore di questi comportamenti. Purtroppo devo dire che è capitato, mi capita per lavoro e anche è capitato in occasione di alcuni casi che abbiamo seguito con questo gruppo di lavoro, soprattutto con riferimento alla problematica Rom, che il comportamento della pubblica amministrazione è spesso un comportamento silente, spesso, diciamo, a volte è un comportamento silente, nel senso che si preferisce assecondare la, come dire, il volgo nelle sue passioni, piuttosto che intervenire in maniera forte per dire che certi comportamenti non possono essere giustificati. Questo lo dico perché, e la problematica Rom in questo è abbastanza, come dire, peculiare, spesso si preferisce dire, vabbè, mettiamoli là, è un luogo lontano, non li vede nessuno. Fortunatamente la giunta regionale Marche ha adottato la strategia nazionale Rom e Sinti come proprio atto legislativo nel 2013, e questo è stato un fortissimo segnale, un segnale assolutamente esplicativo di quanto può essere l'attenzione anche della Regione Marche nei confronti di questa problematica.
Però poi succede che ci sono dei comuni che, quando escono i bandi per ottenere dei fondi per gestire in ottemperanza a questa delibera alcuni fondi e quindi alcune problematiche, poi non fanno richiesta di fondi, quasi come a dire che il problema viene in realtà messo sotto il tappeto, e poi si dice non possiamo ottemperare alla strategia ROM perché non abbiamo fondi per un progetto di integrazione che in questo momento è importante, è finanziato e quindi si potrebbe fare qualcosina in più. Mi sono permesso di citare i ROM perché con il gruppo di lavoro abbiamo seguito, in questo momento stiamo seguendo due casi, uno riguarda il sud di Ancona, l'altro il nord di Ancona, e quindi diciamo coprono un po' l'intera estensione del nostro territorio regionale. Innanzitutto, con riferimento ai ROM, ancora si parla di non possiamo gestire perché in realtà è una popolazione girovaga. Spesso questo si legge nelle lettere che riceviamo, perché vedete il ruolo di questo tavolo è quello di intervenire possibilmente, quindi intervenire significa esaminare, studiare, scrivere e quindi creare un'interlocuzione finalizzata a risolvere il problema. Spesso però i comuni ancora dicono i ROM sono girovaghi. In Italia ormai di ROM girovaghi non c'è quasi più nessuno, pochissimi esemplari, ma diciamo quando si parla ROM ormai dobbiamo dare un'accezione estremamente estesa, non solo da un punto di vista etnico ma anche da un punto di vista amministrativo, moltissimi sono cittadini italiani, quindi diciamo la problematica è ben più complessa del ridurre. Ecco, penso che forse possiamo concentrarci su questo termine, ridurre. Sono problematiche complesse, soprattutto quelle dei ROM, che riguardano la residenza, riguardano l'istruzione, riguardano la sanità, riguardano la disgregazione dei nuclei familiari, perché ancora si operano sgomberi e diciamo atti imperativi che servono nient'altro che per allontanare una persona da un territorio comunale, quindi si sposta il problema semplicemente in un altro comune. Questo è quello che di prassi ci piace fare, le amministrazioni per problemi, io diciamo preferisco dire che ci mascheriamo un po' dietro i problemi di soldi, è vero, per carità le casse comunali languono, ma io credo che questa non possa in nessun modo essere una giustificazione al mancato rispetto di diritti costituzionali inderogabili, e prima ancora di, come dire, un atteggiamento da persone civili che credo che debba orientare il nostro fare quotidiano in tutti i modi. Sì, perché spesso diciamo questo si fa, allontanare, voler allontanare dal proprio comune. Noi abbiamo oggi persone che hanno subito degli sgomberi, che non possono stare in un comune, abbiamo minori rom che vanno a scuola ma non gli viene data la residenza, perché questo è quello che succede in un paese che si vuol definire civile, si definisce civile, ma poi diciamo i problemi degli altri vengono un po' sempre dopo i nostri. Quindi il lavoro che facciamo è un po' questo, quello di spingere le amministrazioni e non solo, diciamo, ad ottemperare a dei precetti fondamentali affinché diciamo, si possa un po' tutti vivere con dei diritti forti e dei doveri forti, altrettanto forti. Grazie.